In chiusura del comitato qui a Torre Argentina, stavolta nel salone, chiediamo un commento a Roberto Zoccolano un pochino sull'andamento di questi lavori, soprattutto sulla chiusura di questi lavori che rispetto alle, diciamo, all'apertura della direzione notturna che c'è stata appunto all'inizio della serata scorsa, insomma, sono, diciamo, in qualche modo clamorosi, potremmo dire, ma insomma una certa continuità poi dopo si è realizzata. Beh sì, si è continuata a fare quella che è la conciliazione, in cui si avviene lo, diciamo, il dramma notturno e poi avviene la conciliazione, un po' come è avvenuta una continuazione di quello che è avvenuto al congresso. E forse bisognerebbe arrivare a una resa dei conti di queste posizioni. Infatti io ho espresso un voto di astensione alla mozione generale di questo comitato, anche perché per quanto riguarda una mozione particolare che si riferiva alla possibilità di dialogo, visto che c'è stata un'offerta di dialogo da Boldrini di fare per fermare il declino, non era una mozione che vincolava la segretaria tesoriere a fare degli accordi politici per questi europei, ma semplicemente a mantenere aperto il dialogo, visto che i radicali hanno sempre parlato con tutto e non hanno mai avuto posizioni ideologiche, e quindi, visto che questo andava a cozzare con una parte della mozione generale che escludeva qualsiasi possibilità di presentazione alle europee, mi sono astenuto. Per quanto riguarda il resto della mozione, sono tutti i nostri temi, sono assolutamente favorevole, però ritengo che in quel quanto riguarda queste posizioni si debba arrivare finalmente a non una ricomposizione, una mozione che viene scritta quasi sempre a due mani, di cui una parte è chiaro qual è, e un'altra mano qual è l'altra, di arrivare veramente a una sintesi e non a un compromesso. E quindi in qualche modo al prossimo comitato si vedrà un pochino se questo se si riesce a instaurare una specie di nuovo corso a seguito di questa grossa coalition. Ma io penso che forse bisognerà arrivare a una fase successiva. Molto probabilmente dovrà maturare molto lentamente un nuovo congresso, e forse sta maturando anche nei numeri delle votazioni che timidamente cominciano a essere meno bulgari. Perfetto, grazie a Roberto Zoccolano.